io credo che dei temi che avete messo all'ordine del giorno oggi dovremmo discutere molto nei prossimi mesi e credo che dovremmo discutere insieme, poi definisco questo insieme alla fine. Io credo che il voto ci abbia detto una cosa. Io sono uno che dà un giudizio diverso probabilmente da molti di quelli che ci sono qui sugli anni di governo del PD, su quello che abbiamo fatto, sulle riforme che abbiamo fatto. Credo che, come Giorgio abbiamo fatto, come ha detto adesso Giorgio, abbiamo fatto molte cose utili per il Paese, i cui risultati li vedremo magari più avanti. Però io penso che, siccome i cittadini ci sono espressi, quel 18%, io non credo dica dovete stare all'opposizione, dica dovete cambiare, dica ci vuole discontinuità, dica qualcosa non ha funzionato, ragioniamo su cosa non ha funzionato e affrontiamo quei temi. Sapendo che, prima diceva una compagna che è intervenuta, molti della sinistra non si sentono più a casa nel PD. Allora partiamo da un punto. Molti della sinistra non si sentono più a casa in nessun partito della sinistra in Europa e nel mondo. Lo dico perché se noi questa discussione la cominciamo a fare pensando di risolverla, scusa Pierre, pensando che se ne esce dicendo dobbiamo essere più di sinistra o meno di sinistra, più radicali o meno radicali, io penso che non cogliamo un punto, che è il punto che c'è una domanda prodotta dalla globalizzazione, prodotta dalla crisi, una domanda di protezione a cui la sinistra non riesce a rispondere, ma non riesce a rispondere non perché non è capace di fare i fatti, ma perché gli manca l'alfabeto per definire una prospettiva che dia rassicurazioni, che dia garanzia di protezione di fronte alla globalizzazione e dopo cose come quelle che sono successe con la crisi. La Lega la dà, dice torniamo indietro, torniamo agli stati nazionali, torniamo a chiuderci. 5 Stelle la danno dicendo uno vale uno, affidiamoci al... Noi non abbiamo la prospettiva, abbiamo tante cose che abbiamo anche fatto, ma quelle cose non hanno pagato perché non hanno risposto a un'ansia che c'è nel mondo occidentale, che ha prodotto la sconfitta negli Stati Uniti, ha prodotto la sconfitta di tutta la sinistra europea. Quella cosa lì la dobbiamo affrontare. Non pensiamo di uscire da questa discussione dicendo più radicalità o meno radicalità, più sinistra o meno sinistra, cambiamo il gruppo dirigente, perché non basta, non ne usciamo. Dopodiché è evidente che abbiamo fatto di mia volta. Io penso che dobbiamo, a proposito di ricostruire un rapporto, una relazione, c'è un pezzo di questo paese con cui abbiamo rotto un rapporto sentimentale nel momento in cui abbiamo continuato a spiegare che il paese ripartiva, che il paese era ripartito, è vero, i dati macroeconomici ce lo dicevano, ma c'era un pezzo di paese, c'è ancora un pezzo di paese, che nella vita quotidiana, nella concretezza della propria esistenza, tutto questo non l'ha visto e ci ha considerato lontani anni luce da ciò che loro vivevano. E questo è l'altro tema su cui dobbiamo riflettere, probabilmente molte delle cose che sono state dette anche da Pier sono giuste. Fatemi dire un'altra battuta su quello che dobbiamo fare e per andare anche incontro a cose che diceva me. Io penso che dobbiamo prendere due esempi da quello che abbiamo fatto a Milano. Primo, noi abbiamo bisogno di un partito che ritorni a decidere le cose e a fare le scelte non discutendo nel chiuso delle stanze, ma rapportandosi con le reti, con chi studia, con le associazioni, e che discuta e prenda le decisioni insieme a loro. Noi siamo stati questo, siamo stati quelli che discutevano con le reti dell'associazionismo, con le reti, e dobbiamo ritornare a fare questo, ad avere un rapporto forte con l'intelligenza che la società esprime. Milano da questo punto è un esempio. L'ultima cosa la dico così,
Il PD di Milano è un PD unito perché ha sempre discusso rispettando le differenze e rispettando le diverse opinioni. Questo deve diventare la regola anche del dibattito nazionale. Noi non usciamo da questa discussione se pensiamo di poter fare una discussione in cui le idee diverse vengono immediatamente cancellate, non si discutono neanche e si preferisce delegittimare l'interlocutore che le avanza. Questa strada qui porta alla dissoluzione del partito e contro questa cosa ci dobbiamo battere tutti insieme.